schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è il glitch dei soldi da fare da soli, ma con targa pulita. Con targa pulita significa che non dobbiamo avere targhe personalizzate. Allora, per fare questo glitch abbiamo bisogno di un blazer acqua, dell'attività che sta vicino al CEO, una qualunque attività o rosa o gialla, e dobbiamo fare quello che io ho appena fatto quando vedremo il conteggio. Allora, apriamo il telefono e abbiamo per due volte il colpo Domus Dei, e non appena vediamo il conteggio andiamo verso il pallino azzurro come ho appena fatto io. Vedete il conteggio, andiamo verso il pallino azzurro, cancelliamo con cerchio e ci dirigiamo di corsa verso il pallino giallo, ragazzi, verso questa attività gialla. Dopodiché saremo pronti a fare il glitch. Una volta che abbiamo fermato il conteggio andiamo allo Santos Custom con il nostro blazer acqua o il veicolo, che diciamo un veicolo speciale o la deluxe o quello che sia. Vedete ragazzi, vi faccio vedere la data del glitch. Come dicevo, andiamo allo Santos Custom, entriamo, ripariamo se dobbiamo riparare, se no altrimenti non facciamo nulla e ritorniamo al nostro CEO, dove abbiamo l'auto che vogliamo duplicare. Allora, nel CEO dovremo avere l'auto che vogliamo duplicare, l'officina, perché altrimenti non potremo fare la duplicazione, ragazzi. Io in questo caso vado a duplicare un'auto senza targa personalizzata, perché giustamente vi devo far vedere come cambia la targa e quando cambia la targa. Allora, qui in questo garage non ce l'ho, quindi la vado a cercare nell'altro garage. Scusate un attimo ragazzi, ma è un bordello con tutte queste duplicazioni che ho. Dovrebbe essere qui, eccola qui, la LG Retro Custom. A questo punto quest'auto, ragazzi, ha una targa non personalizzata come state vedendo. Quindi, una volta saliti sull'auto, premiamo freccia destra, entriamo nell'officina, facciamo quello che facciamo di solito, non cambia nulla rispetto agli altri glitch, ragazzi, è identico. Andiamo a fare un cambio targa, comunque cambieremo solamente il colore della targa, usciremo dall'auto, risaliremo nell'auto e premeremo freccia destra. Il bug ci porterà in garage e avremo il nostro clone. Però il nostro clone ha la stessa identica targa che ha la nostra auto, in pratica. E a questo punto dobbiamo pulire la targa, ragazzi. Per pulire la targa, innanzitutto dobbiamo far spawnare fuori l'auto che abbiamo appena duplicato. Quindi andiamo al piano superiore. Io con l'Arcadius, ragazzi, come ho già detto un miliardo di volte, non ho problemi perché mi spawna direttamente l'auto di strada non appena arrivo in garage e in ufficio, vedete? Quindi scendiamo, andiamo in strada e andiamo a prendere l'auto che abbiamo appena duplicato. In questo caso non lo andremo a mettere in deposito, cioè in garage immediatamente il clone, ma lo andremo a mettere nel centro operativo mobile, che adesso andremo a chiamare, e il centro operativo mobile deve contenere un'auto RH8, un RH8 a basso costo, a costo zero insomma, da sacrificare. Quindi andremo nel nostro centro operativo mobile. Il centro operativo mobile dovrà avere il deposito veicolo personale, mi raccomando ragazzi, perché altrimenti non potete mettere l'auto dentro. Quindi vi dirà che è pieno, accettate il messaggio, entrate, uscite. Guardate adesso la targa, che targa è, ragazzi, la vedete? 4526, 45 le prime due, 26 le ultime, ragazzi. Quando usciremo la targa sarà cambiata in 0226, quindi automaticamente la targa ora è pulita e potremo vendere questo clone tranquillamente, senza rischi e pericoli.
Allora, io rientro nuovamente nel centro operativo mobile per far salvare l'auto, ma alcuni mi hanno detto che non c'è bisogno, io però oramai ho sta abitudine e quindi lo faccio. Dopodiché vado a depositare il clone in garage, ragazzi, in un garage ovviamente pieno di LGR H8, perché altrimenti diciamo si buggerà in schermata nera infinita. Come avete appena visto, ragazzi, io vi ho aperto il menu touchpad, vi ho fatto vedere lo stile, e lo stile, facendo questa cosa delle targhe pulite, non rimane buggato, ragazzi. Quindi sappiatelo che se volete le targhe pulite, lo stile non rimane buggato e quindi dovrete ripetere il glitch dall'inizio. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video.